la sesta brigata, quando è partita da Montenotte per trasferirsi a Ponente, aveva un organico di 350 uomini. Un organico di 300 uomini, non 350, siamo chiari. Non tutti sono arrivati a Dosiglia. Un gruppo è stato lasciato in zona per controllare un pochino la situazione. Io facevo parte proprio di quel gruppo che poi è tornato indietro e si è posizionato lì a Montenotte, ed è stato il periodo più brutto della mia vita, perché non avevamo in quel momento l'appoggio della popolazione. Aveva paura, avevano bruciato delle case. Quando ci vedevano, leggevi nei loro volti il terrore, la paura. Io ricordo un episodio che mi ha segnato per tutta la vita. Sono arrivato in una casa che la Cascinazza era stata bruciata. Davanti a quella casa c'era una vecchina che, quando ci ha visti, la prima cosa che ci ha detto: non avete ancora abbastanza di quello che ci hanno fatto. Per me è stato un pugno nello stomaco, perché la responsabilità di quell'azione non era la nostra. Noi lottavamo per la nostra libertà. L'invasore tedesco invece lottava per distruggerci, perché rifiutava il nostro desiderio di libertà. Non avevamo in quel periodo cibo. Io ho mangiato castagne secche, ho mangiato patate bollite, patate lessate senza sale, perché non avevamo possibilità di ottenere rifornimenti. La zona di Montenotte è sempre stata una zona di agricoltura molto 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 povera. Non ne avevano nemmeno per loro e non potevano darcene a noi, e noi in quel periodo non eravamo in grado di ottenere rifornimenti esterni. Per cui la seconda metà di novembre e il mese di dicembre sono stati mesi di fame. Verso la fine di dicembre il comando provinciale aveva fatto rientrare in zona alcuni elementi per cercare di ricostituire il gruppo partigiano che si era allontanato da quella zona. In poco tempo il numero è aumentato, tanto che poi all'11 di febbraio, mi pare di ricordare la data esatta, all'11 di febbraio del 1945, questa nuova formazione è stata ufficialmente riconosciuta in Seconda Brigata Sambolino, ossia noi vecchi componenti del distaccamento Mario Sambolino avevamo avuto il riconoscimento di brigata. Da quel momento, e io sono entrato, dato che il nome non poteva più mantenersi tale,
vecchio Sambolino è diventato il distaccamento Antonini, comandato da Adriano Scaglia, o Scalia, Scaglia di Savona. La brigata era da quel momento al comando di Augusto Bazzino. Augusto Bazzino, medaglia d'oro. Noi non avevamo la possibilità di fare prigioniere, di mantenere in prigione dei nemici catturati. Noi sparavamo e non facevamo. Non abbiamo mai avuto occasione di fare prigionieri. Per noi lo scontro era uno scontro armato e chi perdeva la vita era destino, era un'incombenza. Noi sparavamo per uccidere, loro sparavano per uccidere. Noi non abbiamo mai cercato di fare prigionieri perché non ne avevamo la possibilità. Non avevamo un campo di concentramento. Già era pericoloso per certe situazioni. Si è verificato, ad esempio, che non mi ricordo se era un ufficiale o un sottufficiale, è stato con noi più di un mese, proveniva dalla formazione San Marco, ben presentato, era uno spia. È stato con noi fino a quando è riuscito ad avere la esatta posizione di tutti i distaccamenti e poi un bel giorno è sparito. Durante il rastrellamento di metà novembre abbiamo trovato uno zainetto tattico che era stato di un sergente della San Marco, c'era nome e qualifica. All'interno vi era una copia della cartina militare dell'Istituto Geografico Militare della zona di Montenotte naturalmente, con esattamente indicate tutte le posizioni dei nostri distaccamenti, alcuni dei quali sono stati incendiati. In uno di questi è avvenuto l'episodio dell'uccisione dell'intendente di brigata, Dream, un ragazzo di Albissola di 23, mi pare, o 24 anni, che nel momento del nostro ripiegamento ha voluto tornare in una baracca dove credeva di aver dimenticato dei documenti. Invece lo hanno sorpreso, ha trovato il San Marco, lo hanno catturato e pare, perché io questo non lo posso accertare perché non l'ho visto, io parlo solo delle cose che ho visto, pare che sia stato pugnalato. Ecco perché molti mi hanno sempre chiesto: ma il pugnale per voi partigiani non era un'arma? No, il partigiano non
usava il pugnale. Era un simbolo di prevaricazione, di cattiveria, di viltà. Il pugnale per molti sarà un'arma vera, per me è sempre stata una cosa obbrobriosa. Non avrei mai potuto colpire un nemico con il pugnale. Il nemico lo colpisci di fronte e con un'arma. Perché sai che o spari tu o spara lui. Di lì non si scappa. Di lì non si scappa.